Aumenta il parco mezzi della Polizia Locale di Vasto. Assessore Luigi Marcello, qual è l'investimento dell'amministrazione comunale? Più che l'investimento è l'impegno che l'amministrazione comunale sta dedicando a questo settore. Sin dal primo momento che mi è stata assegnata dal sindaco la delega alla Polizia Locale, ci siamo messi in moto io e il comandante Pino Del Moro, ecco, per pianificare un programma di potenziamento dei mezzi. Oggi siamo a un primo passo, siamo molto soddisfatti di quello che siamo riusciti a realizzare. Chiaramente, come dicevo prima, non si raggiunge nessun risultato se non si lavora in squadra, in sinergia, e questo devo dare merito al comandante che insieme ai suoi addetti è riuscito a fare un grande lavoro di coordinamento, e quindi ecco, sì, io sono molto molto felice dei risultati che stiamo ottenendo, quindi andremo avanti così. Oggi, dicevo, è un primo passo, non ci fermiamo qui, ci lavoreremo intensamente ancora su questo campo e i risultati si vedranno ancora a breve. Noi avevamo promesso delle novità, le abbiamo mantenute, forse qualcosa in più anche delle previsioni, perché abbiamo ottenuto dei fondi a cui non speravamo, li abbiamo utilizzati e speriamo bene, la città è soddisfatta. Questo, ecco, serva a portare più sicurezza nel territorio e nei cittadini che in questo momento su questo particolare problema stanno attraversando, ecco, una criticità non indifferente. Comandante, allora quali sono le novità nel parco mezzi? Le novità più, diciamo, le ultime arrivate sono sicuramente i mezzi elettrici, che a noi servono, e noi, come diceva giustamente l'assessore, che a seguito, insomma, di questo finanziamento che c'è stato abbiamo avuto l'opportunità di averli, e ci consentiranno sicuramente dei controlli più adeguati, più mirati, più capillari soprattutto, perché questi mezzi tra l'altro possono andare anche sulle spiagge, sulle piste ciclabili, sulle aree pedonali, quindi sui vicoli del centro storico, dove prima purtroppo non c'era questa possibilità se non quella del controllo appiedato, che spesso avveniva anche in modo diciamo ritardato rispetto all'intervento immediato. Per cui sicuramente saranno mezzi che noi utilizzeremo durante tutto il periodo sia estivo ma anche invernale, e questo, insomma, ci dà molta soddisfazione. Un'altra chicca che è importante è sicuramente il drone, perché ci dà la possibilità dei controlli in luoghi non accessibili invece, soprattutto per quanto riguarda il controllo delle discariche abusive, gli abusi edilizi, che chiaramente spesso avvengono in luoghi nascosti e dove il controllo non è sempre pronto e immediato. Ecco, al di là dei mezzi serve anche più personale però. Sicuramente questo è un passaggio che ci stiamo lavorando insieme all'amministrazione, l'assessore in particolare, ci stiamo muovendo sotto questo punto di vista. Prossimamente ci saranno delle assunzioni per nuovo personale, credo che terminata l'estate subito ci si attiverà anche sotto questo punto di vista. Ecco, di questo volevamo parlare proprio con l'assessore Marcello. Allora, quando si farà il concorso e poi se è vero che avete prorogato gli stagionali fino all'anno prossimo? Allora, parto dalla seconda domanda. Sì, è vero, li abbiamo prorogati come contratto fino al 30 di giugno, anche perché è l'ultima possibilità di proroga, le proroghe sono 4 e siamo alla quarta, quindi non c'era nessuna possibilità. Questa proroga fino a giugno ci permette di agganciarci al concorso che andremo a fare a breve, un concorso che sicuramente sarà e atteso da molti giovani e molti ragazzi, quindi ci aspettiamo e ci auguriamo anche, perché più la partecipazione è larga e più la possibilità di elevare, ecco, la qualità del prodotto che ci viene offerto, e quindi questo prolungamento fino al 30 di giugno ci potrebbe far stare un pochino più tranquilli per quanto riguarda le nuove assunzioni e sulla loro tempistica nella vendita al commercio. Un'ultima domanda su una questione che è emersa di recente, proprio nei giorni scorsi sulla stampa, quella del riconoscimento del grado di maggiore al comandante. Allora, c'è un contenzioso, cosa è successo, insomma? Vabbè, dai, io avrei preferito, ma non perché mi voglia, ecco, non voglia rispondere a questa domanda. Cioè, c'è un'azione in corso, però bisogna anche tenere presente che questo problema risale al 2015. Ecco, se qualche componente politica, come è uscita, io non vuole essere una risposta, però dico la mia, si poteva far carico anche prima di questo discorso, visto che il suo assessore era anche
di quella stessa corrente politica, però ripeto, dobbiamo stare sereni, se spetta qualcosa al comandante è giusto che gli venga riconosciuto. Da parte mia posso solo dire che io sono molto soddisfatto del lavoro che sta portando avanti il comandante Del Moro e i suoi collaboratori, quindi io di tutto il gruppo sono soddisfatto, a parte ecco, le rivendicazioni e il tutto, questo è prima di tutto è importante per la città, la serenità di lavorare e i risultati che si stanno ottenendo. Io come assessore a RAM sono molto soddisfatto. Mi auguro che poi le decisioni che si andranno a prendere sono decisioni dettate da una norma di legge. Vediamo quello che sarà, però ripeto, non possiamo vietare a qualcuno di agire secondo la propria coscienza. Però ripeto, mi dispiace che si stia portando avanti questo discorso in questo particolare momento, quando c'erano possibilità di farle un anno fa, un anno e mezzo fa. Io ho preso un anno fa la delega, mi sono battuto nel riconoscimento perché lo ritengo giusto e corretto questo riconoscimento. Se poi non ci dovesse essere, ne prendiamo atto e andranno avanti le cose. Però ripeto, a parte questo discorso, io voglio mettere in evidenza la grande professionalità del comandante Del Moro e dei suoi collaboratori, del tutto il gruppo della Polizia Locale, che forse mai come oggi si sta rendendo conto che qualcosa per loro si sta facendo, e se lo facciamo per loro lo facciamo per tutta la città. Io dal primo momento che mi sono insediato ho parlato chiaro su quelle che erano le mie idee, le abbiamo condivise con il comandante e le stiamo portando avanti al 100%, quindi andremo avanti su questa strada.